Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in una nuova challenge. Io sono ancora mezza addormentata. Oggi siamo qui per provare la linea sempre di Lidl. Sapete che Lidl fa sempre queste settimane super particolari e oggi insieme faremo la linea il taquito messicano. Quindi, ragà, aspettatevi delle belle, ho preso talmente tanti di quei prodotti che io non penso che riusciamo, che riuscirò ad assaggiarli tutti in questo video, ma mal che va ci sono i vlog che compenseranno un po'. Ricordo tantissimo la challenge mangio per 24 ore solo cereali e adesso versiamo il latte. Parto dal presupposto che io non sono una fan della cannella, chi mi segue lo sa, non mi fanno impazzire. Male la cannella sono buonissimi, però poi mi lascia un retrogusto proprio di churros, ve lo giuro, io li ho assaggiati, mi lascia proprio un retrogusto dolce bello della verità, però se amate la cannella vi piacerà un botto. Sono buoni, sì, però sapete che io non adoro la cannella, ma era l'unica cosa dolce che c'era lì, quindi anche domani la colazione sarà così. Io sapete come li amo questi cereali? Mi piace tipo perché ho provato l'altro, quelli là americani. Sempre churros, cinnamon, quindi con cannella e praticamente mi piace tantissimo con yogurt greco, frutti di bosco, surgelati oppure banana, tutto frullato sopra questi cereali e poi un po' di pistacchio, burro di pistacchio, veramente top. Colazione andata, comunque tutto sommato sono buoni, sono riusciti a mangiare tranquillamente e niente, io non voglio perdermi in chiacchiere, quindi promossi e noi ci vediamo direttamente dopo quel pranzo perché ragazzi questo video anche sarà lunghissimo e oggi mi aspetto una giornata di finisco la clip edito, quindi mi metto subito subito al lavoro e noi ci vediamo dopo con il pranzo. Con una mini pausa, ma avevo fame, raga, questa mattina veramente due cerealini, avevo veramente fame, quindi ho deciso di fare un piccolo break. Un piccolo spuntino con il nacho cheese e beans. Comunque sono dei triangoli di verdure con preparazione a base di formaggio fuso. Vediamo un po'. Ovviamente ce ne sono molti di più nella confezione, ma io ho preso solo la mia porzione. Carote, dice verdure miste, no, ve lo devo far vedere. Buonissimi, poi sono comunque nuovi sapori, mai assaggiato una cosa del genere, proprio questo gusto per me è completamente nuovo.
leggermente un po' forte. L'impanatura fuori molto buona. Sono proprio sfiziosi. Un po' fortini sono. Infatti, peperoncini, jalapeno, piccanti, acqua. Ma come siete belle, amorini. Diciamo che sarà una challenge abbastanza dal palato e lo stomaco forte. Prima da questi super promossi, se amate comunque sapori abbastanza forti, le amerete tantissimo. Quando vedete questo video sicuramente non ci saranno questi prodotti, forse qualcosina riuscite ancora a trovare da Lidl, però alla fine bene o male Lidl può portare sempre stessi cose, quindi sicuramente ci sarà di nuovo questa linea. E niente, noi ci vediamo direttamente dopo col pranzo. Dimmi che sei una frana su queste cose, senza dirmi che sei una frana su queste cose, inizio io. Biscotta ci ho fatto meglio praticamente. Allora, pulled pork non ho voluto aggiungere a niente all'interno della mia tortilla wrap, anche perché non volevo sapori forti, non volevo, detto no, lo voglio proprio semplice, lo voglio, basta. Già oggi più, cioè nel senso che già sto pensando a stasera che saranno dei sapori un pochino più forti, quindi ho detto va bene, vado tranquilla a pranzo, quindi assaggiamo, poi dopo parliamo, altrimenti qua. Diciamo che io ho fatto una challenge, proprio sfidato me stessa, e ho capito ancora una volta, perché poi uno deve sempre caderci all'interno, no? Proprio con la testa, perché se non c'entro con la testa, no, non c'entro più, che io e i sapori forti non andiamo tanto d'accordo. Se le trovate prendetele, perché sono veramente buone, morbide, buone. Ho capito che io in Messico non ci posso andare. No, assolutamente, perché c'è, ci vorrei uno. Ma pure qua è... Un po'. Cioè, non so, ma stavo così. Buono. Si sente un buon profumo. Ok, non è bella. Quante ce ne stanno? 6. Ok. Dopo ci vediamo dopo con la merenda, ma la voglio, speriamo bene, ho bisogno di qualcosa di delicato, quindi a dopo con la merenda. Eccoci qua con la merenda, mamma mia raga, io non vedo l'ora di provare questa. Vabbè, secondo me sono buonissime. Allora, iniziamo ovviamente da loro. È un tris di salse, trio nacho dip. Allora,
Guacamole, salsa e sour cream. Allora, io suppongo che questo sia pomodoro, che lui dice salsa. Guacamole, non faccio come si dice, il verde e ovviamente sour cream, panna acida, giusto? E il bianco. Allora, apriamo. Mi sono sporcata. No, vabbè, aspettate. Sono, diciamo, attorcigliate, tipo, sembra tipo un cannolo, sweet tomato. No, vabbè, guardate come sono. No, vabbè. Quanto possono essere meravigliose? Una? Una boccata. Come mi sporca? Poco poco. Allora, assaggiamo la salsa. Guacamole. Comunque alla fine sono molto neutre, quindi alla fine hanno fatto bene a non fare le solite tortillas. Guacamole? No. Sì, avocado. Ok. Un po' forte. Non me l'avevo aspettato. Salve. Ma come tosto. Ragazzi, trovate nel prossimo evento uguale, prendete questo tris e queste patatine. Proviamo tortilla roll crispy cheese. Ma queste sono più grandi di poco, sembrano le chips. Ragazzi, sono meravigliose, molto delicate. Non si vede mentre intingo? Sì. Wow, mamma mia, che buone. La salsa. Finalmente qualcosa di non piccante, non troppo speziato. E poi... mi sembra la Philadelphia. Molto tiepida, molto delicata come sapore, no? Voglio provare questi qua. Taco flower. No, peperone e cipolla, quindi paprika e cipolla, ma rimuovere. C'è nuova farina. Oddio, che strane. Come sono forte. No. No. Per me è un gusto troppo forte. Ma proprio la patatina com'è? Come se fosse proprio farinosa. Questi due, vita mia. Questo, vita mia. Questo, per il mio stomaco, niente, vita mia. Queste sono buone. Io non riesco a capire il sapore, sta panna acida. Questa è la vita. Merenda andata, io dopo ovviamente sempre sgranocchio un po' di qua, un po' di là. Però... a me non inizio di dare un po' questo video e niente.
niente, noi ci vediamo direttamente dopo quella cena, raga, sarà una grande bomba la cena. Che dire? Mamma mia, raga, eccoci qua con la cena. Ok, birrozza. E tacos. Allora, io direi di iniziare subito. Inizio prima da questo, ovviamente senza salsine, e poi dopo vi spiego tutto, ma mi devo godere un attimo sta cosa perché non ho mai provato i tacos, quindi prima che si spugnino. Bene. Volevo fare tutta la ragazza bellina, sistemata, quelle là che fanno quelle cose. Ricordiamoci sempre, Giulia, che tu sei Giulia. Sei Bob Dredo, Zu. Adoro, poi vi spiego che ci ho messo dentro. Allora, vi spiego un po'. Ritorno in me. Taco, dinner, kit. Di fare abbastanza semplice, infatti ho utilizzato il pulled pork di stamattina, ho aggiunto giusto un po' il mais e questo centrale che mi fa paurissima, infatti per questo non l'ho addentato per prima, c'è una salsina rossa. All'interno, oltre ad uscire 12 tacos, poi dietro c'è tutta la ricetta, infatti la so avanzare tutti gli altri, domani pure, domani sera, un po' di carne macinata, insalatina, pomodori, proprio senza sapore, solo pochi uogli. Mi devo godere proprio senza questo retrogusto di forte, di piccante, che già faccio io. Comunque, ragazzi, sono buonissimi. All'interno è uscita tipo due bustine. Una liquida dove c'era tipo la salsa, tipo c'era la salsa, dalla salsa che poi andava diluita con 100 ml di acqua. E poi una polverina, che poi questa polverina era tutta speziata, però serviva principalmente anche per addensare. Ma proprio questo... Questa sta salsa, mamma mia, raga. Sentivo l'odore da piccante, piccante da fuori. E poi ho aggiunto il mais. Allora, non so se sono io che mi sono abituata ormai al forte. Ma è buono. Ah, oh, però... È buonissimo con la salsa. Vedi, Giulia? Mi è giudicare un libro dalla copertina. Ah, io un poco forte però è. È un forte sopportabile. Ovviamente il tacos. La cialda va riscaldata prima. Ma poi tutti interi perché poi c'era tipo un distanziatore tipo per la forma. Veramente raga, top. Ultimo tacos. Comunque il tacos va mangiato asciutto, cioè nel senso va a roba secca rindo, tipo, perché quando c'è un po' il sughetto tipo il pulled pork sta scaricando comunque il suo sughetto, si ammorbidisce molto il tacos, però è mio buono. E posso dire addio finalmente al piccante, non lo rivedrò più, tutto sommato tutto buono, io tra piccante e birrozza adesso è meglio che mi vado a corca e niente ragazzi, ci vediamo tra pochissimo con la colazione. Buongiorno, eccoci qua con la colazione, per farti vedere anche un po' la preparazione diciamo di questa tortillas. E niente, l'ho voluta fare con il mio bonus di questo video, latte e caffè, poi cioccolato, c'è cioè la Nutella e il pistacchio, vediamo, anche perché è a cereali e quindi ci vediamo un po'. Un po' secchina, però è buona.
Un po' secca, ma è buona. Nutella e pistacchio. Mi sto sbrodolando tutto. Ovviamente faccio sempre il latte bollente, non va bene. Colazione amata, veramente buona, buona, buona. Tutto sommato la challenge alla fine è andata bene. Ovviamente molto speziata. E sapete il mio amore per tutto quel mondo piccante, spezia. Però alla fine chi è amante del piccante, insomma chi è amante del piccante per lui, quelle cose sono proprio tranquille. Comunque alla fine tutto sommato ottimi prodotti. Quindi niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Io corro ad editare l'ultima parte di questo video così che voi possiate già vederlo verso le 2. Ciao!